Ciao amici, ciao amiche, miea! Ben ritrovati su Canale di Coppia, Davide, Chiara, Channel! Bene, questa sera faccio un mukbang con la carbonara. Bene, io la guarnisco, dato che l'ha fatta mia moglie, ci ha messo sulla panna, però io ho deciso di mettercela ancora. Fresca. Vi assicuro che è buonissima. Bene ragazzi, buon appetito a tutti quanti. Oh, me l'ha fatta assaggiare, avendola fatta ieri bella fresca, però si sa che il giorno dopo che è avanzata l'abbiamo messa in frigo, è ancora più buona. Allora gli ho voluto aggiungere la panna, guardatela, è veramente una bontà. Qua abbiamo la solita acqua lievissima, la mia bottiglia, quindi non c'è bisogno del bicchiere. Allora, siamo giunti a venerdì, oggi abbiamo fatto delle commissioni che vedrete nel vlog di mia moglie. Ieri abbiamo fatto la spesa. Abbiamo fatto da Esselunga ed MD. Da MD abbiamo preso il giusto necessario, che rispetto all'Esselunga costava di meno. Poi ci sta, l'Esselunga è sempre l'Esselunga. Oggi appunto siamo andati a fare queste commissioni qua. Aggiungiamo ancora un po', va. Domani è sabato. Penso che non facciamo niente. Ma comunque è sempre tutto da vedere, eh. Pasta è buonissima ragazzi, ogni tanto mi capita che o in live o nei video o anche così la gente viene, mi avvisa, non ci crede, mi dicono: ma è vero che ti sposi? Ma secondo voi si scherza su queste cose, ragazzi? Parliamo seriamente un attimino. Sapete cos'è? Che alla fine, presa di mira, ormai si fa la sua vita, perché ha capito. Quindi noi non dobbiamo dare proprio retta a nessuno. Noi ringraziamo naturalmente la gente che ci segue con affetto, ma per quanto riguarda il discorso matrimonio, se uno ci vuole credere, si crede. L'importante è che lo sappiamo noi.
Poi vabbè, lasciando perdere questo discorso che a me proprio non è che mi fate un dispetto a me. O lo fa da Chiara. Stavo pensando, dato che ormai mi è presa la fobia di collezionare scarpe, avevo intenzione di, dato che sapete tutti che mi piace fai da te, avevo intenzione di farmi una scarpiera in legno fatta da me, comprando il legno dalle Leroy Merlin, prendendo le misure, però non le classiche, cioè una scarpiera normale ma fatta da me. Potrebbe essere bella secondo voi? Interessante? La pasta è buonissima, ragazzi. Se vi capita di farla, prendete due panne da cucina, queste qua da 200 ml piccoline, mettete insieme alla pasta, fatela amalgamare bene che è veramente buona. Vado a prendere il secondo, però la pasta è buona. Poi oggi non ho mangiato. Via. E poi cos'è che vi volevo dire, ragazzi? Ah, mi sto già mettendo a caccia per cercare di trovare un posto, perché quest'anno voglio passare Capodanno fuori da solo, io e Chiara, e vorrei fare un viaggettino di una settimana. Mi piacerebbe proprio i giorni del Capodanno, che raggiungono dal, diciamo, da fine dicembre all'Epifania. Mi piacerebbe farlo dal 29-30 al 6-7, però sto vedendo comunque che, essendo a settembre, per quei giorni lì ci sono già un sacco di prenotazioni e soprattutto costa veramente tanto. Sto guardando da tutte le parti. Io pensando, ho detto, prenoto prima, ma ragazzi, sto guardando a destra e manca, ma i prezzi sono alle stelle. O abbasso i giorni. Magari anziché fare una settimana faccio 3-4 giorni. Vediamo cosa ne esce. Ah, sono in cucina da solo, perché appunto voglio fare un mukbang senza disturbo. E ho chiesto gentilmente se mi lasciavano un attimo la cucina. Ma sapete,
Stavo dicendo, sapete che da quando sono con Chiara, che abbiamo fatto il primo viaggio a Moneglia, stupendo, tra l'altro la prima vacanza dopo anni, se fosse per me ne farei proprio a ripetizione, andare un po' di qua, andare un po' di là. Però bisogna sempre risparmiare e mettere via. Come potete notare, la sua maglietta, dimenticato di scendere la ventola, dettagli. Anche il secondo piatto è quasi finito. Un po' di panna sopra. C'è ancora. Vediamo di metterlo in frigo. E vabbè. Scusate, il telefono di casa. Meno male che non fa copyright. Bene amici, qua praticamente abbiamo finito. Manca veramente pochissimo. Era da tanto, non da tanto, era tantissimo, non mangiavo più la carbonara. Ah, il piatto è pulito. Abbiamo un altro tovagliolo. Bene amici, mukbang terminato. Spero che quando vedrete questo mukbang, se lo vedrete quando magari mangerete, pranzerete, cenerete, farete colazione, non lo so. Spero che vi faccia compagnia cenare, pranzare con me o quant'altro. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi come sempre al canale di Coppia della Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro, al canale Chiara d'Alessandro SMR. Io vi auguro una buona serata, un buon weekend, un bacione, il solito IA e ciao!